stato presentato così con l'ingresso nella sala consiliare di Montecatini delle due mascotte, un cane e un gatto, il Carnevale degli Animali. La prima iniziativa di questo tipo in Toscana, l'evento organizzato dalla società Alena è in programma domenica 10 marzo alle Terme La Salute di Montecatini. Domenica chiuderemo insieme al Carnevale Medievale, ci sarà il Carnevale degli Animali, la prima in assoluta. Abbiamo voluto dedicare questo spazio ai nostri amici a quattro zampe e che Giorgio Filippello, grande collaboratore, in cui si sta dedicando in pieno a questo tipo di manifestazione. Allora, che cosa si vedrà, che cosa si potrà vedere appunto all'interno della salute con questo particolare tipo di carnevale? Il Carnevale degli Animali nasce sicuramente intorno all'importante tema delle adozioni. Infatti abbiamo allestito un centro adozioni che vede la collaborazione di 5 canili da Sesto Fiorentino fino a Lucca e insieme proveremo appunto con l'obiettivo comune di sensibilizzare la popolazione a questo importante tema, ma soprattutto di affidare in vero e proprio degli animali. Intorno a quindi questo centro di adozioni saranno un universo inerente proprio al tema degli animali, dalla clinica mobile gestita dalla dottoressa Ambrosini alla parte diciamo dell'agility dog, dove i cani potranno competere per determinare il cane più veloce, gestito dal gruppo addestramento cinofili della Val di Nievole. Nel pomeriggio ci sarà la possibilità quindi di sfilare con i propri animali in maschera per determinare la maschera più bella e un mercatino degli animali dove appunto ci saranno a disposizione professionisti del settore per aiutarci insieme per i nostri amici a quattro zampe, ecco. Ma le maschere saranno negli animali o nelle persone che li accompagnano o ambedue? Ma noi ci aspettiamo appunto che le maschere siano da parte di tutti, ecco, padroni, animali, infatti verranno determinate sia, sarà il premio miglior maschera animale, ma anche la miglior combo cane-padrone. Ecco, in una giornata di divertimento, di spensieratezza, trovare appunto il contesto e lo spazio per donare, per affidare l'affidamento a questo tema.